Allora, buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar dell'Armando Editore. Oggi il nostro ospite è il professor Fabbri. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Nostro autore e per le nostre edizioni ha pubblicato, adesso se trovo. La sfida dell'inclusione. Esatto, no, volevo far vedere la copertina, ma la farò vedere mentre lei inizia a parlare. La sfida dell'inclusione nella scuola. Il professor Fabbri è professore di scuola secondaria. Io vi ringrazio, ho dato già le indicazioni prima di iniziare la registrazione perché il webinar verrà registrato e poi visibile sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio ancora e le lascio la parola, Ok, professore. la ringrazio. Io ringrazio tutti e ecco, ripetendo quello che abbiamo appena sentito, a mio parere sarebbe più interessante magari avere pure una forma di interazione con voi, se è possibile, ovvero dopo un certo tot di minuti, insomma, avere delle domande o comunque questo sarebbe per me sicuramente più interessante. E diciamo che il titolo, ecco, di questo webinar sicuramente si collega bene alla ricerca che ho fatto, ecco, che poi è stata dato insomma frutto diciamo a questo testo, eccolo qui, dove appunto la questione dell'inclusione viene rappresentata anche proprio nelle domande sul retro della copertina in maniera dubitativa e interrogativa, no? Ovvero è l'inclusione davvero possibile? Perché questa domanda? Non perché io metta in dubbio il fatto che di fatto appunto questo processo sia in atto e abbia delle caratteristiche precise, però diciamo il senso della domanda fa riferimento intanto a un tipo di approccio, di atteggiamento che a mio parere è proprio quello in qualche modo implicito almeno nella visione dell'inclusione che io perseguo, diciamo così, o che ho comunque costruito nel tempo, che è quella proprio di una problematizzazione, è un approccio diciamo radicale, che fa capo un po' a una visione legata al criticismo, diciamo, insomma. E d'altro canto è anche vero che questo tipo di approccio, che appunto, ripeto, a mio parere è proprio tutt'uno con una visione sistemica, poi, come vedremo, dell'inclusione, non fa altro che in qualche modo disvelare gli ostacoli che poi di fatto l'introduzione di questa nuova normativa, perché poi alla fine è anche questo all'interno dell'educazione istituzionalizzata ha prodotto, diciamo. Quindi, diciamo, questa è la ragione un po' del titolo. E quando si parla di inclusione oggi è uno dei termini più inflazionati, no? Molto inflazionati. In un certo senso, per quanto oggi sia legato al politicamente corretto, sembra un po' di parlare un po', sembra un po' un termine nella neolingua per certi aspetti, no? Perché poi viene attribuito un po' a tutto, sembra quasi un dolcificante che venga associato un po' a tutto, addirittura anche al capitalismo, no? E quindi il rischio è che voglia dire tutto il contrario di tutto, il rischio è anche che come dire, si ostenti e poi di fatto dietro questa ostentazione, dietro l'illusione di costituirsi come organizzazioni nuove, uomini nuovi, fondamentalmente si ripercorrono le stesse logiche. Invece io credo, per i motivi che dirò ancora oggi, che appunto l'inclusione sia proprio un approccio critico, demistificante, e che implichi un habitus riflessivo, critico a sua volta, e anche dialogico. Tutte queste cose che ho appena detto, per i motivi che poi cercherò di spiegare, sicuramente sono difficili da realizzare nell'ambito di un'istituzione che è permeata da logiche di cui spesso non è neanche consapevole, ma sono logiche che potremmo definire, di razionalità tecnica o legate a una monodimensionalità del pensiero, come la definisce Luigina Mortari, che è legata, alla ragione strumentale per lo più. E questo è un po' il discorso poi che io farò in seguito. Ma per cominciare, appunto, penso sia il caso di chiarire un po' che cosa intendiamo quando parliamo di inclusione, visto che il webinar ha anche una
così un taglio da corso, appunto, quindi senza volerne fare necessariamente un corso in senso stretto o letterale. Però questo credo sia rilevante, perché altrimenti parliamo di un qualcosa che poi di fatto ha varie interpretazioni, c'è cioè una gamma di interpretazioni piuttosto vasta e di posizioni all'interno di questa gamma. Per cui lo stesso Dario Janes, insomma, è sicuramente un autore che anche lui ha una posizione all'interno di questo scenario e che, come conoscerete, insomma, si è occupato e si occupa di inclusione sicuramente da anni. Parla di un approccio, diciamo, riduttivo, cosiddetto riduttivo, di uno sistemico. E, diciamo, questa gamma, queste due polarità, all'interno di queste due polarità intese come poli estremi, all'interno di questa gamma chiaramente poi possiamo ritrovare varie posizioni, varie concezioni dell'inclusione. La visione riduttiva è un po' quella che a mio parere troviamo poi più spesso realizzata all'interno dell'istituzione, cioè riduttiva significa che le potenzialità che in realtà erano nell'intenzione anche del legislatore, parliamo della direttiva ministeriale del 27 dicembre del 2012, famosa, che poi insomma ha avuto una sua introduzione negli anni successivi, quindi stiamo parlando di quasi 10 anni di questa situazione qui, diciamo che rispetto a quelle intenzioni, molte di quelle appunto sfide che chiaramente rappresentava quel tipo di approccio sono state ricondotte, a mio parere, di fatto a quello che in realtà è il modello dell'integrazione o comunque la logica egemonica dominante all'interno dell'istituzione. E quindi la visione riduttiva è un po' quella che in effetti usa la parola inclusione come sinonimo di integrazione. E quindi a questo punto sarebbe bene anche in qualche modo chiarire che cosa intendiamo per il modello dell'integrazione, che non va ovviamente qui rinnegato o diciamo, non ho nessuna intenzione di non riconoscere i meriti di questo modello, assolutamente, però come Janes stesso afferma, l'inclusione è, diciamo, un upgrade in un certo senso dell'integrazione, o perlomeno ne rappresenta appunto un'istanza di revisione critica. Per il miglioramento, ovviamente, come poi avviene in tutte diciamo, le discussioni attorno, le discussioni pubbliche, insomma, no? Che poi afferiscono al miglioramento dell'istituzione. Quindi diciamo che il fatto di averla un po' ricondotta in una visione così ridotta, e ricondotta appunto al modello dell'integrazione, in che cosa consiste? Consiste nel fare il focus di nuovo ancora sul deficit dell'individuo, no? Un'attenzione precipua, potremmo dire, a un modello individuale, nel senso che la problematica è comunque, innanzitutto, è prevalentemente intesa come biologica, no? È legata appunto, diciamo così, all'empowerment, quindi insomma alla menomazione, no? In quanto problema appunto del diversamente abile, un problema soggettivo, un problema individuale. È una condizione quindi biologica e coincide con uno stato della salute del soggetto. E da questo punto di vista, quindi, è chiaro che quel tipo di modello, come poi vediamo ancora oggi, perché poi appunto la struttura istituzionale che plasma le prassi non è cambiata da questo punto di vista, diciamo, riporta il tutto al dominio di un modello medico. Questo modello medico è implicito, per esempio, nel fatto che la diagnosi funzionale, base alla quale poi si ripartiscono le risorse, no? Speciali, quindi docenti di sostegno, come parla appunto, come dice lo stesso Janes, questa diagnosi funzionale di fatto è appunto una certificazione medica e solamente che viene appunto rilasciata a un caso specifico, un individuo specifico, e quindi questo non può non condizionare il fatto che poi difficilmente si vede nel docente di sostegno un docente che tratti l'inclusione per l'intera classe. Non solo, ma poi c'è una sorta di delega, no? Per cui fondamentalmente il problema viene un po' medicalizzato, quindi di fatto il docente da questo tipo di approccio strutturale si sente un po'
meno coinvolto, responsabilizzato dalla gestione di questa situazione, e quindi è come se, contrariamente a quelle che erano le indicazioni invece appunto della legislazione sui BES, cioè proprio quella di fornire strumenti in più all'equipe pedagogica, no? Di far sì che si ampliasse il numero anche delle decisioni da prendere, quindi in merito a difficoltà anche temporanee legate all'apprendimento, ma che soprattutto tutto questo non fosse legato alla certificazione medica, non fosse appunto, come dicevo prima, subordinato ad essa, perché poi questo comporta pure per certi aspetti gli effetti di labeling, perché come dice Ben Asayag stesso, insomma, senza voler criminalizzare ovviamente il pensiero tecnico e scientifico, però chiaramente lui fa riferimento al fatto che molto spesso queste etichette sono etichette che nascono da esigenze di tipo classificatorio, no? E molto spesso si determina il fatto che si scambia la patologia con l'individuo, in un certo senso, quindi anche in questo poi produce degli effetti di labeling, no? Quando poi tu non guardi, non vedi più nell'individuo la persona, ma vedi la patologia, diciamo così. E per esigenze appunto di chiarezza, per esigenze di classificazione di conoscenza, tuttavia queste esigenze poi producono degli effetti secondari. E quindi questo è un modello che viene anche definito un modello duale. Un modello duale che, ripeto, trova ragione proprio in elementi strutturali dell'istituzione, e quindi è duale perché di fatto, e questo è tipico del modello dell'integrazione, che cosa significa? Significa che c'è il mondo dei normali, diciamo così, e c'è il mondo dei diversamente abili o dei, appunto, dei differenti, no? E l'obiettivo è quello di integrarli, ovvero sia, in qualche modo, sono loro in qualche modo a doversi orientare in base alle aspettative dell'ambiente. E il rapporto che si intreccia con loro dal punto di vista dell'organizzazione è in genere asimmetrico. Quindi già questo è abbastanza evidente. Il modello duale è poi quello appunto che stabilisce la presenza di alunni normali e alunni diversi, differenti, di docenti curricolari, di docenti di sostegno, quindi anche questo aspetto non fa che in qualche modo fossilizzare poi, proprio dal punto di vista della struttura, un atteggiamento, un approccio che di fatto non può non creare nuove microesclusioni, perlomeno. Quindi, poi su questo potremmo dire anche tante altre cose che sono state comunque imputate a questo tipo di modello, che appunto, come dicevo all'inizio, di fatto, diciamo in qualche modo, fa riferimento anche al fatto che certa inclusione sia stata ridotta e ricondotta a questo modello. Cioè che questo rapporto asimmetrico poi dell'organizzazione che include il diverso, di fatto implica alcune visioni del cosiddetto diversamente abile, no? O del disabile, che chiaramente è un termine che, fra l'altro, come Flavia Monceri ha messo in evidenza, è un termine in negativo, cioè non, in realtà il disabile è un non abile, ma non si sa. Andiamo già a definire con un termine che, fra l'altro, è prodotto da altri, quindi diciamo, infatti Monceri parlava di un disabilitato piuttosto che un. Perché in effetti è l'effetto di una costruzione culturale la disabilità, appunto, e qui già parliamo invece di una visione diversa dell'inclusione. Appunto, di fatto poi questo tipo di atteggiamento si risolve in una sorta di, dicevo, di rapporto asimmetrico, per cui c'è anche molto spesso un'idea del disabilitato in quanto debole perché improduttivo, no? Oppure ci si rivolge in maniera paternalistica, pietistica nei suoi confronti. In ogni caso si valutano i suoi progressi nella misura in cui lui si è adattato, comunque fa dei passi verso questi criteri, questo set di aspettative che l'organizzazione comunque tiene ben presente e che sono di fatto dei criteri legati all'abilismo per certi aspetti, no? Per cui si identifica anche il valore della persona con la sua funzionalità, con la sua performance. E anche qui spesso magari si interpreta la diversa funzionalità di un diversamente abile
come una disfunzionalità, mentre magari è un diverso modo di essere, di esprimersi. Insomma, tutti questi aspetti poi ci portano anche alla questione che appunto l'atteggiamento dell'organizzazione è quello di chi tende a riabilitare, no? Di riabilitare il diversamente abile. Invece nella visione, diciamo, sistemica, che è quella che fa capo a quello che potremmo chiamare l'orientamento inclusivo, in questo tipo di visione si fa una distinzione netta, no? Fra quello che è, per esempio, il deficit, inteso come menomazione, e la disabilità come costruzione, come svantaggio causato dall'organizzazione sociale. Quindi, come fondamentalmente capiamo bene che questo è un aspetto di cultura, fondamentalmente, che non tiene conto delle differenze, non tiene conto degli impedimenti, eccetera. Quindi è un po' il discorso che appunto è stato fatto anche da Razka, no? Da Adolf Razka, che dice non posso accedere agli autobus cittadini perché ho avuto la polio 20 anni fa o perché gli autobus non sono accessibili anche a me. Quindi questo fa capire che sì, il deficit è appunto aver avuto un certo tipo di menomazione, ma poi la disabilità è un discorso di come l'organizzazione si è posta nei confronti di questa diversa funzionalità, chiamiamola così. E quindi questa netta differenza tra deficit e appunto abbiamo detto disabilità ci pone di fronte un'altra, diciamo, un focus diverso. Il focus viene fatto non tanto sul deficit individuale, ma viene fatto sugli ostacoli alla partecipazione che sono presenti nell'ambiente. Quindi la disabilità viene vista piuttosto come l'espressione dell'interazione fra le condizioni di salute e i fattori contestuali. Quindi c'è la persona, c'è l'ambiente. Tant'è che parliamo di un modello sociale, no? Per esempio l'ICF, che è il documento in base al quale oggi finalmente si ridicono le diagnosi funzionali, è un testo che appunto fa riferimento proprio al concetto biopsicosociale relativo alla visione della disabilità, ovvero fondamentalmente appunto facciamo riferimento all'intrecciarsi di questioni biologiche, psicologiche, perché poi chiaramente l'approccio anche psicologico nei confronti della menomazione in senso stretto può essere differente, può creare comunque, diciamo, appunto dimensioni diverse della disabilità stessa, ma poi c'è l'elemento sociale, quindi biopsicosociale, cioè gli elementi contestuali ambientali possono, proprio rendendo possibile o meno la partecipazione, eccetera, costruire proprio la dimensione della disabilità, per cui la disabilità è un effetto appunto in realtà dell'ambiente. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, ecco perché mi riferivo a un atteggiamento radicale legato anche al criticismo, il fuoco non viene più fatto sul problema individuale, che pure esiste chiaramente, ma viene fatto sull'intera organizzazione scolastica, perché bisogna, diciamo, l'inclusività di un'istituzione scolastica è proprio, può essere misurata in base al fatto che sia più o meno pronta ad intercettare i diversi bisogni educativi. Quindi l'ideale di questo orientamento inclusivo sarebbe quello di non più di un ambiente normale che poi si presta ad integrare la differenza con tutti poi gli addentellati di cui ho parlato prima. Ma è una scuola a sistema unico in cui la differenza costituisca il normale modus vivendi di tutti, cioè si esiste in quanto si diverge in un certo senso, cioè l'essere esiste in quanto differenza, non esiste in quanto modello rispetto a cui poi ci sono delle copie magari venute male o comunque che si valutano in funzione di questo modello. Questo sarebbe un po' poi l'orientamento. Quindi la questione della disabilità all'interno dell'orientamento inclusivo vale per lo più, diciamo, come cartina al tornasole per andare poi a
effettivamente individuare quali siano gli aspetti critici dell'organizzazione. Non è più tanto l'oggetto privilegiato dell'attenzione, quanto la cartina al tornasole, ripeto, perché poi chiaramente di rispetto a situazioni macro che si rivelano, diciamo così, gli aspetti critici che magari rimarrebbero invece celati, nascosti, o comunque poco evidenti. Quindi, diciamo, questo, con questo credo, spero sia, diciamo, abbastanza che abbia chiarito un po', quindi, quale sia il discorso, la differenza, insomma, che si può avere nel concepire l'inclusione in tutta la gamma delle interpretazioni. Quindi, come dicevo all'inizio, io intendo l'inclusione come una sfida, perché di fatto lo intendo soprattutto come un approccio, appunto, demistificante, come dicevo prima, un approccio critico. È effettivamente una sfida, perché poi che cosa rappresenta? Rappresenta anche una lotta, se vogliamo, una lotta delle persone che chiedono all'istituzione in qualche modo di essere rappresentate, cioè di essere considerate come casi unici, quindi è anche una critica di come l'istituzione istituisce i soggetti, perché poi l'istituzione ha in sé anche una, diciamo, una finalità di modellizzazione dei comportamenti, di costruzione stesso delle soggettività, come ci insegna Foucault. Quindi io riconosco all'inclusione effettivamente questa sfida, questa lotta che mette in discussione il modo in cui appunto il soggetto viene costruito anche a livello sociale. Ed è giusto che fondamentalmente rappresenti anche l'esigenza di andare a revisionare, a rivedere, a ristrutturare, a destrutturare evidentemente modelli standardizzati, educativi e organizzativi, che invece ai quali sfugge completamente a volte la specificità delle situazioni e comunque anche appunto delle persone che ha di fronte, no? Perseguendo dei fini, degli obiettivi, come ho accennato un po' all'inizio, rispondono molto oggi a una logica, a un modello tayloristico più che altro. Un terrorismo veramente particolare, perché il terrorismo faceva parte dell'organizzazione scientifica del lavoro di fabbrica, però è divenuto un modello razionale applicato anche a realtà come a quella educativa, a mio parere con esiti sicuramente critici, perché poi non è possibile, a mio parere, insomma, non sarebbe stato possibile identificare totalmente la ratio diciamo, del modo di agire all'interno dell'istituzione mutuandola interamente da una visione del genere, no? Per tanti motivi, e anche questo sicuramente crea dei problemi di esclusione importanti, no? Magari anche semplicemente, appunto, come dicevo, magari nell'intenzione ufficiale di essere inclusivi, però poi si applica questa stessa logica, non si modifica questa situazione, diciamo così, questa ratio dominante, e quindi con effetti paradossali, perché poi quello che dico anche io molto nella ricerca che faccio è che molto spesso gli esiti di tutto questo sono esiti paradossali all'interno dell'istituzione, cioè fondamentalmente si esclude mentre si ritiene di includere, no? Per esempio, oppure si cerca di risolvere i problemi, ma poi i problemi sono le soluzioni che si adottano. Non so, molti parlano oggi di bestizzazione, ecco, questo è uno degli effetti paradossali che l'istituzione propone nel momento in cui, a mio parere, applica una logica che è una logica in fondo tayloristica, cioè che poco ha a che vedere con il professionismo riflessivo, con la riflessione nel corso dell'azione, con la capacità di rivedere assunti, frame mentali e assunti che vengono dati per scontati. Perché tutta la bestizzazione è quel fenomeno, quel processo per cui, perseguendo la politica, diciamo, dei VDP, delle dispensazioni, delle compensazioni, e limitandosi a questo, voglio dire, di fatto si entra in una sorta di anello ricorsivo per cui alla fine
scuola si occupa dell'alunno in questi termini e l'alunno si ritrova a sua volta cristallizzato in una nuova struttura di labeling, no? Che poi lo porta a sua volta a non, da quello che noi vediamo molto spesso, risolvere i propri problemi, ma anzi fondamentalmente a riprodurli in qualche modo, no? Per cui vedo che c'è un intervento di Verina. Io mi fermerei perché poi in effetti, come ho detto all'inizio, preferirei questo tipo di interazione. Non so se mi sente, oppure non so se devo aspettare chi gestisce la casa editrice, però insomma ho visto che ci sarebbe un intervento, adesso io. Non so, insomma, probabilmente poi dopo vedranno modo di intervenire. Ecco, facevo questo riferimento, oppure non so, si potrebbe parlare anche di quello che è successo recentemente durante l'ultimo recente lockdown, no? In cui si è deciso, seguendo logiche perfettamente comprensibili di lasciare in presenza alunni diversamente abili e farli poi seguire da gruppi di studenti, da piccoli gruppi, però anche lì poi nella pratica si è visto come di fatto questo assumesse un po' l'effetto di un etichettamento, insomma, perché poi alla fine la causa per cui si era lì era chiaramente una specifica, quindi. Ma insomma, questo per quanto riguarda questo effetto paradossale. Quindi, diciamo che, quindi, come abbiamo detto, l'approccio sistemico è un approccio che fa il fuoco invece appunto sull'intera organizzazione, no? Sui problemi che possono insorgere, quindi a partire dalle relazioni, dai curriculi, dagli approcci all'insegnamento e all'apprendimento, dalle pratiche valutative, dall'organizzazione della scuola, dalle politiche educative. Quindi sono questi gli elementi a cui viene si fa riferimento soprattutto. E, peraltro, insomma, l'approccio che è questo approccio critico è quello che viene ribadito da uno dei testi chiave, insomma, della visione dell'inclusione, così come la sto rappresentando, che è appunto l'Index per l'inclusione, no? Di Tony Booth. Insomma, anche questo è un testo che ha 20 anni, perlomeno nella sua edizione italiana, e anche qui si fa chiaro riferimento che cosa sia l'inclusione, perché l'Index sono degli indicatori che in qualche modo faciliterebbero, costituirebbero la guida per riflessioni all'interno dell'istituzione scolastica, appunto per far sì che si scopra qualcosa, dice appunto l'autore, che proprio perché sotto gli occhi di tutti tende ad apparire scontato e quindi a sfuggire all'osservazione. Quindi che cosa significa questo? Significa che l'approccio inclusivo è proprio un approccio critico, radicale, di demistificazione, dialettico, perché poi di fatto come si procede nella visione dell'index? Si procede per gruppi, per piccoli gruppi che seguono questi indicatori semplicemente per strutturare un percorso di revisione ma di fatto l'inclusione viene fatta coincidere appunto con un processo trasformativo di autoanalisi di tipo riflessivo. Quindi questo è il punto centrale a cui voglio arrivare, cioè l'inclusione come poter avviare questo tipo di processo per il miglioramento e la trasformazione dell'istituzione. Una trasformazione che certo, vista da questo punto di vista, sembrerebbe una trasformazione dal basso, no? Potremmo dire bottom up, quindi che viene dal basso attraverso piccoli gruppi. Somiglia più all'organizzazione che apprende, a quel tipo di modello, perché certamente anche diciamo, il modello verticistico burocratico non è certo è un modello più affine invece al taylorismo di cui sopra. E anche questo, ma insomma, siccome vedo che i vostri interventi non per ora non ci sono, o comunque non ve li fanno fare, ecco, potremmo fare molti esempi su questo, cioè su quali aspetti sistemici noi troviamo poi che possano essere messi in discussione,
Nell'ottica, appunto, ripeto, di questa frase fondamentale, no? Scoprire qualcosa che proprio perché è sotto gli occhi di tutti tende ad apparire scontato e quindi sfugge all'osservazione. Per cui ci vuole un approccio diverso che faccia scaturire problemi e problematizzazioni lì dove non se ne colgono dei problemi. No? Non se ne colgono perché, allora qua anticipo un po' il discorso. La logica prevalente, che poi è quella, mi rifaccio un po' allo studio di Sean su questo, appunto al professionista riflessivo, dove lui ci dice che appunto l'istituzione è permeata da questa logica, da questa razionalità tecnica, da questa monodimensionalità strumentale, e questo tipo di modello, che è quello dell'euristico, è standardizzato, somiglia più a un automatismo che a una forma di pensiero, no? Col tempo, lui dice, il professionista si abitua a diventare selettivo, no? Diciamo appunto a selezionare effettivamente gli aspetti nella sua professione che coincidono con la visione che lui si è costruito precedentemente, perché chiaramente è un approccio, è un'organizzazione scientifica, economica da questo punto di vista, perché standardizza le situazioni. Crea, codifica, diciamo, preventivamente i possibili problemi e quindi è focalizzata sulle soluzioni. Coincide con questa expertise di tipo tecnico, no? Per cui i problemi sono già definiti. Invece, appunto, nella visione di cui stiamo parlando, è problematico definire lo stesso problema. Cioè il fatto che si veda un problema è già fonte di problematizzazione, perché di fatto è molto facile che un problema non venga visto come tale se non si ha una visione alternativa, diciamo così, a quelle che sono le interpretazioni diffuse, scontate o comunque date per scontate, appunto, che gli assunti, come direbbe Mesirov, che non sono stati poi validati dal punto di vista critico e dialogico, ma sono considerati, sono dati per scontati, sono stati appresi nel mondo della vita, lo chiama lui, e sono giudizi distorti. Hanno soprattutto, diciamo, la finalità di ridurre l'incertezza, di ridurre il dubbio, perché tutti noi chiaramente andiamo verso, preferiremmo vivere in uno stato con delle credenze, appunto, no? Ma queste credenze molto spesso sono raggiunte per motivazioni di tipo psicologico, cioè piuttosto che risultare come effetto di un processo realmente conoscitivo e scientifico, sono acquisite e si fossilizzano in qualche modo proprio per evitare l'ansia, per eludere l'ansia che invece deriverebbe dal mantenersi disponibili, dal mantenersi aperti e dal mantenersi in una situazione di ascolto. Che è quella appunto un po' delineata anche da Sean quando ci parla del professionista riflessivo che riflette mentre agisce e che, no, quindi pensiero nell'azione e il pensare i pensieri, che poi è l'altra dimensione relativa al fatto di rimettere in discussione gli assunti di base, i frame mentali che appunto poi ci guidano nell'azione. Quindi qui ho anticipato un po' di questioni di cui avrei voluto parlare dopo, però insomma ho chiarito un pochino, forse spero, che cosa intendo con il modello teoristico e purtroppo poi, e quindi qui possiamo capire anche da dove vengono i maggiori ostacoli veramente per una trasformazione poi, perché se è vero come è vero che esiste un po' un sillogismo, no? Nel dire che appunto le strutture istituzionali condizionano le prassi, dice Yanes. Sean dice le istituzioni sono permeate dalla razionalità tecnico-strumentale, ergo le prassi sono plasmate dalla razionalità tecnica. Cioè per motivi, per vari motivi, c'è una tendenza a privilegiare questo modus, diciamo, operandi, che poi però coincide pure con degli schemi mentali, probabilmente, come ripeto, non mai tematizzati direttamente, mai messi in discussione, anche appunto per non ritrovarsi in uno stato di incertezza, che invece sarebbe,
fondamentale per avere quell'abilità di tipo artistico di cui parla Sean, no? Di poter improvvisare, di poter cogliere il caso unico, la situazione specifica, di leggere l'ostacolo come un'opportunità, non come un problema, o addirittura appunto arrivare selettivamente proprio a evitare di vedere, no? L'ostacolo perché non corrisponde alla casistica di problemi che noi razionalmente abbiamo prestabilito. Allora, questo atteggiamento chiaramente unito al fatto che oggi nelle istituzioni scolastiche c'è, direi, un continuo proprio, cioè si continua, diciamo, a insistere moltissimo su questa burocratizzazione. Vabbè, è un discorso trito e ritrito su quanto la burocratizzazione insista all'interno della scuola. Ma anche qui diventa anche quasi una sottrazione di tempo, no? Per sé, una sottrazione di tempo per le questioni che veramente avrebbero bisogno di revisione riflessiva, perché poi la revisione riflessiva ha bisogno del tempo e ha bisogno pure di un certo tipo di approccio che va costruito consapevolmente, che ripetiamo è anche una dimensione dialettica. Per fare un esempio anche di quanto forse tutto questo sia vero, a mio parere, nelle prassi, per esempio, che noi abbiamo nell'educazione, si tratta molto spesso, o quasi sempre, di applicare strumenti di regolazione, di classificazione, di codificazione. Come dicevamo prima, è un approccio di tipo tecnico-scientifico, un approccio classificatorio, è volto a conoscere, ma inevitabilmente produce poi degli effetti di labeling in qualche modo, no? E poi la standardizzazione delle pratiche, quindi questo tipo di approccio standardizzato dell'insegnamento e di tutta l'organizzazione, è stata riconosciuta la standardizzazione da molti come una delle motivazioni più chiare di dispersione, perché poi ricordiamoci che l'intero sistema scolastico ha questo problema della dispersione, no? Si parla di milioni di alunni che hanno abbandonato la scuola negli ultimi 15 anni. E molti hanno fatto risalire questa disaffezione, perché poi fondamentalmente è una desemantizzazione dello spazio scolastico a cui noi stiamo assistendo, è anche per questo che si è creata la dispersione, e questo è anche un effetto sicuramente della standardizzazione di queste pratiche, cioè dell'incapacità di aderire ai processi, no? Per esempio, un altro elemento, quanto sia assurdo questo, modello applicato alla scuola, lo capiamo quando, per esempio, facciamo riferimento al fatto che appunto tutto è legato alla definizione di obiettivi. Tra l'altro è difficile spesso anche stabilire se questi obiettivi poi siano raggiunti o meno per certi aspetti, dipende da come sono stati formulati. Ma a parte questo, appunto, si riduce tutta l'organizzazione al raggiungimento di questi obiettivi precisi, specifici, oppure si confonde anche a mio parere, la validità di un'organizzazione con l'efficacia e dei suoi prodotti, ma qual è la dimensione del prodotto nella scuola? La dimensione del prodotto, quali sono i risultati? Quindi risultati valutati con test che hanno molto spesso ormai in realtà una funzione più legata alla accountability, cioè al fatto di pubblicamente proiettare all'esterno quale sia il proprio livello, e anche questo in qualche modo si contraddice, no? Una valutazione che invece dovrebbe essere una valutazione per l'apprendimento. Quando noi facciamo confusione fra i due aspetti, come spesso si fa, deviamo la nostra attenzione su altre dinamiche, che certamente poi non sono adatte all'ambito educativo. E poi, peraltro, insomma, che cosa produce la scuola? Risultati? Ci sono dei prodotti? È chiaro che la scuola è un servizio fondamentalmente, quindi è difficile valutarlo in base ai prodotti. Invece, vediamo, c'è questa ostensione continua dei prodotti, no? Della scuola come segno della sua efficacia. Oppure la questione del fatto che è anche discutibile di quanto
lo studente con la sua preparazione sia, come dire, uno studente preparato o comunque che corrisponde alle aspettative degli obiettivi possa essere deterministicamente considerato come l'effetto dell'azione dell'insegnante. Perché di fatto non, questo nesso deterministico non è concepibile all'interno di un'attività educativa, quando piuttosto che di un prodotto si può parlare di un prosumer, come è stato detto, cioè. Perché? Perché nel tempo stesso chiaramente è lo studente, la persona attiva dentro di sé una risposta, non può essere considerato, diciamo, la sua preparazione finale, il suo corrispondere agli obiettivi come l'effetto deterministico dell'azione dell'insegnamento. Quindi tutto questo castelletto, diciamo, razionale a cui tutta la scuola devolve gran parte del suo tempo, gran parte delle sue energie. Sappiamo bene che come alla fine sia di nuovo possa sortire un effetto paradossale, cioè quasi servisse più per distogliere l'attenzione su altre specificità, quasi servisse più per desemantizzare, no? Perché poi tutta questa mole di dati, di misurazioni, di fatto non viene neanche interpretata, perché molto spesso non si è in grado di farlo. E quindi anche questo è un po' abbastanza evidente. Poi penso che quello che è successo nell'ultimo anno ci abbia messo, a mio parere, stia mettendo ancora più in evidenza questi aspetti, perché sia perché la dimensione emergenziale che viviamo, come sappiamo, ha contribuito sicuramente a rendere ancora più evidenti gli aspetti di cui sto parlando. Per certi aspetti, appunto, per esempio, ha favorito sicuramente un approccio trasmissivo, no? Depositario, potremmo dire, come diceva Freire, dell'educazione. Le classi si sono molto spesso trasformate parlo di quelle in presenza, ma poi ci sarebbe il discorso da fare anche che adesso faremo su quelle a distanza. In classi, in realtà, dove è stato colpito proprio l'elemento relazionale, quindi sono delle monadi, fondamentalmente, piuttosto irrelate, quindi diciamo che, ma poi a parte questo, quello che sono messo in evidenza secondo me più chiaramente è stato nel momento proprio un anno fa, proprio diciamo, della polverizzazione della presenza, così come l'ho definita io, cioè il fatto che l'istituzione non ci fosse più, che fosse saltata anche dal punto di vista giuridico certi nessi, no? E che questo in teoria poteva essere letto come una grande opportunità, perché in fondo la struttura, anche dal punto di vista fisico della scuola, è una struttura pensata e focalizzata sull'insegnamento. Parlo proprio dell'allestimento anche delle aule e della concezione con cui è stata strutturata. Quindi il fatto che fosse venuta meno tutta questa struttura e che in realtà i docenti fossero liberi in qualche modo di reinterpretare il proprio ruolo, di ristrutturarlo. E fossero anche, direi, avessero proprio anche, secondo me, non dico il dovere, ma insomma, fossero spinti a rimodulare effettivamente la loro visione didattica, il loro approccio didattico. Ecco, invece che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in questa situazione, la maggioranza dei docenti, almeno per quello che sappiamo, ha digitalizzato la lezione trasmissiva, cioè non ha fatto una didattica digitale, diciamo così, non ha cercato di rimodulare, ristrutturare, così come del resto c'era stato richiesto anche dal Ministero, no? Di ristrutturare, di rimodulare, chiaramente. Ma ci si è limitati e io non credo semplicemente diciamo, per mancate conoscenze tecniche o d'altro tipo. Secondo me è proprio emersa la mentalità dominante, no? Il fatto che quella che viene definita la sacra tripletta, cioè la lezione, lo studio, l'interrogazione come strumento, come metodo universale con cui concepire, è utico, con cui concepire, diciamo, lo spazio della lezione, fosse estremamente dominante nei frame mentali dei docenti, al punto che si sono aggrappati a questi modelli anche di fronte, secondo me, proprio alla paradossalità delle situazioni, no? Il fatto che ovviamente lezioni trasmissive a distanza per ore, penso che tutti poi concordano col fatto che sia veramente una cosa,
poco ragionevole e ancora peggio a mio parere, anche qui quest'ultima emergenza è servita per mettere in chiaro, secondo me, per evidenziare ancora di più il fatto che ci sia bisogno di una revisione, di una ristrutturazione profonda, il fatto di aver poi considerato come l'impossibilità di valutare, no? Perché la disonestà degli alunni, la distanza, la valutazione oggettiva, tutti questi aspetti che hanno poi ricondotto ultimamente, ad esempio nelle scuole superiori di secondo grado, a concepire quelle piccole brevi parentesi di presenza come situazioni in cui si è solo valutato, come sappiamo, no? Al di là della retorica dei poveri studenti che giustamente hanno perso spazi di socializzazione, di espressività, eccetera, eccetera, poi di fatto è come se al varco, attesi al varco, che tipo di concezione della presenza ci ha rivelato, che tipo di modello dominante ci ha rivelato questo tipo di esito? A me sembra piuttosto evidente, perché poi appunto questo modello che viene dato da molti per scontato come l'unico sostenibile è un modello che ha una scarsissima inclusività e anzi aumenta la forbice della disuguaglianza. Noi molto spesso sentiamo critiche alla DAD, che sono per carità più che legittime, ovviamente nessuno vorrebbe una scuola di quel tipo, anche perché nessuno ha proposto una scuola di quel tipo, quella è stata una scuola dell'emergenza, ovviamente. Ma io credo che molto di più appunto sia emerso appunto questo discorso, cioè che sia mescolato al rifiuto della DAD piuttosto il rifiuto di ristrutturare il proprio modo di porsi didatticamente. No? E perché appunto, come dicevo, l'impostazione trasmissiva è un'impostazione sicuramente non inclusiva. Philippe Renaud diceva che in questo tipo di pedagogia solamente gli ereditieri, ovvero quelli che dispongono dei mezzi culturali per trarre profitto da un insegnamento che si rivolge formalmente a tutti nell'illusione dell'equità, imparano, no? Solamente loro. Perché l'illusione dell'equità è quella, di chi dice appunto io faccio la stessa lezione per tutti e quindi questo è valido per tutti, ma non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parte uguale fra disuguali, diceva Don Milani. Quindi, di fatto, la lezione trasmissiva intesa come narrazione continua dall'insegnante allo studente, chiaramente, oltre a riportare in auge il modello depositario, appunto, di cui parlava Freire, per cui appunto la pedagogia viene intesa come trasmissione di contenuti in un archivio che è la mente dello studente. E quindi questo archivio è passivo e soprattutto non mette mai in discussione, voglio dire, l'ordine delle cose, anche non viene neanche educato a farlo. Però appunto questo tipo di approccio mette poi l'accento su, cioè, un solo tipo di abilità, che è quella dell'intelligenza linguistica, fondamentalmente, quindi in qualche modo è attento solamente a un solo stile cognitivo, quindi tutti gli altri stili cognitivi saranno tagliati fuori per certi aspetti. È chiaro che questo crea demotivazione, crea un clima prevalentemente individualistico, che è quello delle monadi di cui sopra, che chiaramente è stato incentivato anche per motivi emergenziali nell'ultimo anno, no? Perché io credo che molto difficilmente, parlo anche personalmente, insomma, le esperienze prodotte negli ultimi anni, esperienze di didattica sociale possano aver avuto un esito, diciamo, cioè, sicuramente hanno avuto un blocco, no? Quest'ultimo anno ed è riemerso questo tipo di cliché. Niente, quindi questo poi, come ho detto prima, l'esito paradossale anche questo esclusivo ricorso ai PDP, diciamo, appunto, al fatto di introdurre compensazioni e dispensazioni, si parla di PDPizzare, no? Anche qua c'è stato un processo per cui noi praticamente non facciamo altro che ottenere esiti paradossali in questo modo.
E poi appunto c'è l'altra questione che è emersa con tutto quello che ho appena detto, il fatto di considerare come unica valutazione possibile la valutazione oggettiva, senza entrare nel merito, perché sarebbe troppo lungo, di che cosa effettivamente poi si intenda per valutazione oggettiva, di quanto possa essere veramente oggettiva la valutazione, di quanto sia giusto che lo sia poi, perché io credo che qualunque tipo di valutazione certamente ha come obiettivo quello di essere, diciamo, meno arbitraria possibile, c'è dubbio, che quindi debba essere, i suoi criteri debbano essere più espliciti possibile, ma la pura oggettività non esiste, per quanto, appunto, ripeto, sia sicuramente pertinente il fatto di perseguire di ridurre l'arbitrarietà dell'atto valutativo, ma l'atto valutativo è sempre un atto interpretativo che va costruito con serietà, che va costruito con sicuramente con tutti gli strumenti validi, eccetera, ma non può non essere un atto interpretativo. Quindi, a parte questo discorso, quello che si nota anche da tutto questo atteggiamento è che la valutazione formativa ormai è stata praticamente assorbita da una valutazione di tipo sommativo. Cioè la valutazione formativa di cui tanto si parla e che era stata, fra l'altro, su cui il Ministero aveva insistito, no? Proprio nel momento del lockdown dell'anno scorso, il fatto appunto di insistere su questo tipo di valutazione, è stata del tutto dimenticata. Diciamo che si antepone sempre, no, una valutazione di tipo sommativo, che è una valutazione poi selettiva e classificatoria. Ma ci sono lunghe, notevoli fasi del processo d'apprendimento in cui l'oggettività della valutazione può anche essere controproducente, perché se la valutazione formativa è una valutazione per l'apprendimento, è necessario che serva a dare dei feedback significativi per il miglioramento, e quindi invece perseguire in quel momento l'oggettività, no, potrebbe avere esiti assolutamente negativi, proprio nel senso di non produrre nessun consolidamento della motivazione ad apprendere, ecco, nello studente. E quindi questo invece noi abbiamo visto un intero sistema arroccato su questo tipo di mentalità, che poi è, come dicevo prima, è il corrispettivo di come si intende l'insegnamento, sicuramente. Ecco, vedo che riemerge. Esatto, chiedo Ecco. cortesemente di attivare l'audio e se vuole anche il video a Davide. Prima c'era qualcuno che voleva intervenire, però È sfuggito? io ho cercato di farlo presente, ma sì. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Davide, non lo sento. Non la sentiamo. Pronto, così meglio? Sì, Oh, ti ok, prego. perfetto. Dicevo, buongiorno, grazie mille, scusate per Buongiorno. l'interruzione. No, dicevo, è molto chiaro il discorso che sta emergendo. La mia curiosità o domanda era se in questo periodo, in quest'ultimo anno e mezzo, insomma, di grandi trasformazioni, sono anche emersi magari dei sistemi, differenti che hanno lasciato più spazio per un'integrazione, diciamo, più efficace, ecco. Perché, mi è sembrato molto di capire che, insomma, magari è stata, la sensazione è che sia stata un'opportunità mancata. Mi chiedevo se invece ci sono stati degli esempi nel nostro ambiente in Italia che insomma sono andati un po' controcorrente oppure innovativamente positivi. Ma adesso io non è che ho la visione completa di quello che succede nel nostro paese. Sicuramente io non nego che dei progressi siano stati fatti, sicuramente, cioè non voglio essere troppo critico, semplicemente per essere critico, insomma, per istruttivo, ecco, in questo senso. Fatto stesso che siamo qui a parlarne e che io sia un docente, ovviamente so bene che molti hanno comunque riorientato il loro modo di fare. Ci sono delle iniziative, come per esempio, non so, la riforma che è stata fatta quest'anno della
anche del documento di valutazione nella primaria, no? Per esempio, che abolite i voti, ha reintrodotto forme narrative di valutazione. Beh, quelle sono cose che vanno verso la giusta direzione, effettivamente. Il problema è che poi si inseriscono, è quello che io dico. Poi è chiaro che molti docenti comunque si orientano in senso costruttivo. Però se la struttura rimane una struttura ancora, diciamo, che non è stata rivista sotto quegli aspetti, cioè è ancora impostata su una razionalità di tipo strumentale, faccio un esempio, quei giudizi poi sono stati inseriti nel registro elettronico. E il registro elettronico che cosa fa? Non perché me la prenda con il registro elettronico, però standardizza e fa un'equivalenza fra quel giudizio e il voto numerico. A quel punto la sensatezza di tutta questa operazione, che sarebbe quella veramente di fare il fuoco non sui voti ma sull'apprendimento significativo e quindi sulle situazioni specifiche, diciamo si perde perché poi i docenti, ripeto, sono veramente braccati da tutta una forma sempre più numerosa di schede, documenti, riunioni, che non hanno un'esigenza riflessiva per lo più. E quindi io questo dico che senza una revisione un po' di questo tipo di razionalità che è alla base della nostra istituzione, se non si smantella questo modello di cui parlava pure lo stesso direttore dell'INDIRE qualche anno fa, Giovanni Biondi, quindi non è che me lo sto inventando, insomma, e credo sia difficile perché si tratta di atteggiamenti, di habitus veramente contrastanti e diversi. È questo che voglio dire. Per cui purtroppo queste gocce così importanti che vengono pure introdotte, fra l'altro io credo, magari adesso non voglio criticare i tempi, certo non era il momento quello di introdurre forse questa riforma a dicembre, no? In un anno come questo, ma questo lasciamo perdere questo discorso che a me è sembrato un po' decontestualizzante, no? Anche perché, come ripeto, la didattica sociale quest'anno è stata molto penalizzata e se io devo osservare i processi con le mascherine, i liquidi, la distanza è un po' complicato. Ma a parte questo, che è una mia riflessione all'atere, diciamo, è bene che sia stato fatto questa cosa, proprio ricade all'interno di strutture che in qualche modo riconducano, in qualche modo depotenziano poi l'azione di queste cose, ecco. Questo, io vedo questo fondamentalmente, ma non nego che invece poi ci sia una maggiore consapevolezza da parte dei docenti e alcuni docenti abbiano una visione anche del proprio ruolo di docente di sostegno, per esempio, nonostante le contraddizioni di cui parlavo prima, come di un docente per la classe. Però sono rari, ecco, a mio parere sono rari, anche perché sono rari i docenti di sostegno che hanno avuto una vera formazione specifica, purtroppo, negli ultimi anni. Quindi per lo più abbiamo avuto docenti che non hanno nessuna formazione specifica e quindi interpretano il loro ruolo secondo quello che, ovviamente, secondo un modello che non è stato digerito, non è stato metabolizzato, non è stato ripensato. Quindi no, ci sono elementi di novità sicuramente importanti. Si fa fatica perché poi l'organizzazione sembra navigare implicitamente in un'altra direzione, è questo quello che sto dicendo. Perché, ripeto, l'organizzazione fa tutto affinché formalmente si riconosca l'inclusione, no? Noi sappiamo di siti delle scuole dove ci sono murales di cose da fare per l'inclusione. Non è questo il discorso, perché come dicevo all'inizio, è ormai il minimo, no? Che tu sia inclusivo. Però poi quello che io vorrei fare il fuoco su questo aspetto, molto spesso si tratta così di dirsi nuovi, ma poi di fatto non aver veramente messo sul tavolo questa questione, che secondo me è centrale, cioè se noi, che poi è nell'index, quindi è nel cuore di quei documenti, di quei testi che hanno fatto scuola in questo orientamento qui, cioè senza un processo di revisione delle logiche sottese alle pratiche, secondo me è difficile che poi si abbia effettivamente un esito significativo, ecco, il rischio è quello che si escluda mentre si fa mostra di includere. E la stessa scuola, sono esiti paradossali, il rischio sono questi esiti paradossali di una scuola pure che è uno spazio in cui si apprende, ma lei è la prima a non apprendere, no? Questa è un'altra, è la prima a non apprendere perché per discorsi che ho appena accennato in effetti adesso, ma non so se avrò tempo di concludere,
Poi di fatto questo modello automatico di razionalità tecnica è un modello, diciamo, rispetto al quale molti docenti si adattano molto bene, perché è un modello economico, è un modello pratico, è un modello che dà certezze, però poi produce la disattenzione selettiva, però poi produce la mancata problematizzazione, il fatto che esistono problemi che neanche si considerano tali, no? E quindi diciamo che si ha difficoltà a ristrutturare la propria identità di ruolo, perché questo porterebbe anche i docenti ad affrontare anche elementi, voglio dire, di violazione, no? Di norme, di violazione di aspettative sociali, mentre invece è molto più facile cercare di avere l'approvazione sociale, magari replicando dei copioni, dei modi di essere, dei ruoli che sono. Non sono stati digeriti, metabolizzati, ristrutturati, rivisti. Ecco, e questo è un po' il resto del discorso che stavo facendo. Non so se. Grazie. Non so se c'è qualche altra domanda. Vedo un messaggio. Intanto Però. volevo sapere se c'è qualcun altro che vuole intervenire, così magari poi dopo leggo la domanda, se c'è qualcuno che proprio vuole intervenire a voce. Sì, No? magari. Ok, leggiamo la domanda. Ogni anno, anche prima dell'emergenza, le scuole aprono con un organico di sostegno insufficiente rispetto ai bisogni effettivi. Docenti che non possono garantire continuità nel tempo alla didattica, costringendo gli alunni ad un continuo riadattarsi. Si tratta di vera inclusione o piuttosto di un intervento assistenzialistico che poco ha a che fare con la scuola e la sua funzione educativa? Ritengo che occorra interrogarsi seriamente sulla realtà che ci circonda, su come le scuole sperimentano e come affrontano le difficoltà e su quanto vivono, patiscono, gli alunni con disabilità e le loro famiglie. Sì, vabbè, è un'affermazione che condivido sicuramente, però diciamo, ripeto, sì, c'è questo aspetto assistenzialistico, ma questo fa parte del modello dell'integrazione di cui sopra, diciamo, degli effetti secondari di quel modello, che, ripeto, non deve essere abbattuto o considerato negativo, perché ha prodotto comunque tantissimo e continua a farlo. Però sicuramente sì, l'aspetto assistenziale, beh, l'aspetto assistenziale lo dice da sé, è un aspetto che sottolinea la simmetria del rapporto poi alla fine. Però sì, la questione di ridurre l'inclusione, come ripetevo prima, allora io penso che l'inclusione non può essere ridotta né a una procedura, né all'adempimento di questioni burocratiche, né può essere prescritta, perché se io prescrivo l'inclusione, non lo ottengo fondamentalmente, no? Perché non lo ottengo sinceramente, non lo ottengo autenticamente e ho effetti paradossali. Ecco. Grazie. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Non vedo nessuno. Non so se vuole. Eccolo. Allora, un attimo, sempre riattivando l'audio e il video. Prego, grazie. Sì, sono ancora io, Davide. Prego. E volevo chiederle, sempre all'atto pratico invece, cioè nel senso, quale potrebbe essere a livello di priorità uno dei primi elementi su cui intervenire a livello di sistema per poi magari innescare un cambiamento più grande? Allora, a mio parere, però, io ripeto, parlo da un'ottica, come avrete capito, più filosofico-pedagogica che pratica, insomma, no? Però ho anche un'esperienza di questo. Io credo che sia stato abbandonato il discorso dei piccoli gruppi, ma è nello spirito dell'index. Cioè, l'unica soluzione che io personalmente posso vedere, in attesa che l'istituzione diventi un qualcosa di non verticistico, burocratico, ma in realtà lo è, e per esempio noi in realtà siamo in un regime di autonomia, ma questa autonomia è uno strumento che non è utilizzato di fatto, perché poi tutti, diciamo, in realtà le cose che si muovono nella scuola hanno un orientamento verticistico, insomma, non c'è, diciamo, questa autonomia non è stata utilizzata. Però io credo che un elemento potrebbe essere quello di ridare spazio ai piccoli gruppi, cioè il piccolo gruppo inteso come
un ambito, come dicevo anche prima, no? Bottom up, cioè qualcosa che parta dal basso e che sia rappresentato non dalla dimensione assembleare, perché la dimensione assembleare è la dimensione sempre poi delle maggioranze e delle minoranze, delle posizioni comunque dominanti che poi eliminano quelle minoritarie, ma dalla dimensione del piccolo gruppo, sia all'interno di una riforma metodologica, all'interno voglio dire della didattica, sia come modello speculare nell'organizzazione fra i docenti e fra i docenti e la dirigenza o comunque diciamo l'amministrazione. Cioè, secondo me, ecco, ripensare l'organizzazione della scuola domani proprio su questo tipo di nuove, diciamo, strutture, proprio, e quindi andare a valorizzare, no? Un habitus che è diverso, perché chiaramente essendo dialogico poi, avendo bisogno del piccolo gruppo per riflettere sui punti, per mettere in evidenza, si ha bisogno di andare a focalizzare un altro tipo di atteggiamento, che è quello di essere disponibili all'ascolto, di non mettere in campo immediatamente le proprie certezze, di essere disponibili a cambiare, no? Di non progettare tutto in maniera rigida fin dall'inizio. Di rinunciare insomma al controllo totale delle situazioni e sì, secondo me ecco quella che viene chiamata la learning organization, no? Cioè un'organizzazione che apprende. Questo sarebbe l'unico modo anche per ridare senso, perché poi il problema fondamentale della scuola, la sofferenza che hanno tutti gli attori, perché poi è inutile dirlo che nella scuola si respira un'aria, a mio parere, di sofferenza. È dovuta, secondo me, in primo luogo all'alienazione, ma l'alienazione è il frutto dell'insensatezza, cioè quando tu fai cose a cui difficilmente riesci a dare senso, no? Per certi aspetti, e vedi che tutto comunque invece è organizzato in modo tale da ostacolare, questo tipo di invece attitudine umana, che sarebbe un vero empowerment, no? Cioè il fatto di essere soggetti, che sono l'essere di più, diceva Freire. È questo che dovrebbe essere rimesso in vita all'interno delle scuole. Ma questo è possibile, probabilmente, ecco, con un altro modello organizzativo che potrebbe essere la learning organization, cioè l'organizzazione che apprende, ma l'organizzazione che apprende significa ridare vita ai piccoli gruppi, che hanno piccoli gruppi con un'intenzione di dibattito critico, di autoformazione, per certi aspetti anche, certo. E poi far conseguire pian piano a un livello più grande le proprie, diciamo, conquiste, diciamo, no? Le proprie revisioni, farne scaturire da qui dei veri e propri cambiamenti, dal basso. Io difficilmente vedo un cambiamento che possa venire dal punto di vista delle istituzioni, cioè le istituzioni possono migliorare, potrebbero migliorare in base a spinte sempre più consapevoli che venissero dal basso. La vedo così, certo non la vedo facile, chiaramente non la vedo facile per niente, però a mio parere sarebbe questo, cercare di evitare comportamenti incoerenti, no? Come dicevo prima, cioè tu introduci una narrazione, un giudizio di narrazione descrittiva nel documento di valutazione della primaria, però poi fondamentalmente crei le condizioni, come per esempio l'uso del registro, l'equivalenza col voto, affinché poi quella cosa venga depotenziata. Cioè, bisognerebbe avere più spazio per la riflessione, ma non basta avere lo spazio e la presenza delle persone, bisogna entrare in una nuova attitudine mentale, di disponibilità, ecco, perché altrimenti. E questo è molto complicato, però penso che, ecco, praticamente potrebbe essere una cosa fattibile. Cioè, l'unica cosa che io proporrei concretamente. Grazie, grazie mille. Non so se c'è qualche altro intervento. Sì, ci sentiamo domani Nel mattina, allora forse ci frattempo rivediamo che parlava, professore, io ho messo il link per l'acquisto del suo libro nella chat, quindi se qualcuno fosse interessato è il link al nostro sito www.armandoeditore.it. Se non ci sono altre domande, se lei non ha da aggiungere altro, io...
Saluterei e ringrazierei insomma chi è stato con noi in questa ora e mezzo, ricordando appunto che dai prossimi giorni il webinar sarà sul nostro canale YouTube, caricato sul nostro canale YouTube. Io la ringrazio e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, buona giornata e buon proseguimento di giornata. Grazie.